Vuole dirci qualcosa a proposito del rondò di Ostia Antica? Certamente, è uno dei punti nodali di Ostia problematico in questo senso. Il traffico, come si vede, è un traffico anomalo per quella che è la situazione della gestione e della movimentazione della viabilità. Non basta quindi che le forze dell'ordine, intese come Polizia Municipale, gestiscano solo negli orari di punta, ma sarebbe meglio prolungarlo perché comunque, come vanno via, rimane il problema ormai critico e direi anche cronico su tutte quelle che sono le strade complanari accanto, la via Ostiense, via De Romagnoli, e quindi questa difficoltà si protrae nell'arco della giornata non solo negli orari di punta, ma si prolunga in quelli che sono poi gli orari normali fino alle 10 piuttosto che le 4 del pomeriggio. È chiaro che poi dopo a quello si riaccoda il rientro piuttosto che l'andata, e quindi queste strade sono ormai congestionate e piene. Se si provvedesse già a questo, sarebbe un primo risultato. Il risultato migliore sarebbe rivedere quello che è una progettazione per quanto riguarda questo incrocio, migliorando delle vie di fuga, chiamiamole così, per quanto riguarda il traffico. Quindi questo è quello che lei chiede alle amministrazioni? Certamente, ma soltanto, soprattutto, di essere un po' più veloci in questo tipo di attuazioni e non, come dire, elefantiaci come purtroppo ormai siamo costretti a vedere da anni. Signora, cosa ne pensa del problema dell'incrocio, il semaforo qui di Ostia Antica? Che è veramente una tragedia. Veramente una tragedia, perché uno che deve attraversare il semaforo per andare anche a fare la spesa ci mette minimo mezz'ora. Minimo mezz'ora, perché comunque è assurdo che le macchine che devono andare a Roma devono dare la precedenza a chi? Al traffico locale. Se facessero un rondò o un sottopassaggio o un sovrapassaggio, io capisco che le belle arti come ci muoviamo, che noi tentiamo di chiedere una cosa del genere, no, perché Ostia Antica si sa che sono scavi, però penso che ormai nel 2011 ne valga anche della vita quotidiana più che quattro pezzi di coccio, insomma. Certamente, quindi favorevole al rondò, ovviamente. Una domanda: che cosa chiede a questo punto alle amministrazioni del posto? L'amministrazione del posto di darsi da fare, perché ormai sono minimo 4-5 anni che ci stanno prendendo in giro. Signora di Ostia Antica, che cosa ne pensa del semaforo qui, dell'incrocio? Che è una tragedia. Il rondò, sa qualche cosa lei del rondò? No. Cosa vuole chiedere alle amministrazioni? Che nell'orario di punta si possa camminare. Solo questo. Cosa ne pensa del rondò di Ostia Antica? Che è necessario, perché ci stanno due strade, via del Mare e la via Ostiense, in più la via dei Romagnoli che entra in Ostia Antica, quindi sono tre strade con un solo incrocio. È inutile che si mette lì uno o due semafori, perché comunque si intasa tutto. L'aumento del traffico è stato esponenziale, quindi diciamo che è necessario, ma questa cosa era già necessaria molti anni fa. Quindi quello che lei chiede alle amministrazioni è che cos'è? Proprio questo rondò, anche lei? Questa rotonda, ormai dovrebbero farle in tutta Italia queste rotonde, perché si è visto lo scempio che è stato fatto sulla via del Mare, scusi e dico sta cosa, sulla via del Mare, io essendo partigiano della archeologia, avendo praticamente sfasciato tutta la via del Mare invece di fare una rotonda al semaforo da Ciglia, è stata praticamente sollevata tutta la vecchia Ostiense, la vecchia via Ostiense. Buonasera, questi signori con questo buonissimo gelato, immagino, sono di Ostia Antica? Certo, siamo di Ostia Antica. E che cosa ne pensa del problema qui dell'incrocio? L'incrocio è un bordello per passare. La mattina questi ragazzini da porta a scuola è un disastro. E del rondò cosa ne sa? Niente, non si sa niente. Assolutamente niente. Le buche si aggiustano più, eh? Ah no? Scavano. Siccome scavano a Ostia Antica Scavi, si chiama, scavano però non aggiustano mai niente. Senta, ma alle amministrazioni che gli vogliamo dire a proposito di questo problema? Ma che gli volevamo dire? Da una vecchia gli entrano e dall'altra escono. Che gli ho detto?